Dunque, ci apprestiamo agli ultimi sgoccioli dell'ultima settimana, che sarà ovviamente dedicata a esercizi in vista dell'esame, e così come il laboratorio di giovedì nuovamente sarà su un tema d'esame, abbiamo pensato invece di usare le ore di aula per proporvi degli esercizi nuovi, no? Quindi non sono temi d'esame vecchi, ma sono temi d'esame futuri che non usiamo per l'esame ma usiamo in aula, no? Quindi l'idea è un esercizio dello stesso tipo in modo da poterci fare qualcosa mai visto prima e vedere come affrontarlo. Quindi questa che io chiamo simulazione d'esame è di fatto un esercizio d'esame nuovo svolto insieme in aula. Qui ho preparato un testo esattamente lavorando come se, no, lo stessi preparando per l'esame, quindi l'intenzione è che sia la struttura che la difficoltà del testo siano in qualche modo paragonabili. Facciamo questo esercizio oggi, ne faremo un altro domani e poi giovedì avrete il laboratorio sempre, dopodiché. Allora, proviamo a leggere insieme questo testo e poi l'affrontiamo e vediamo qual è il punto di partenza. Proprio anche praticamente a livello di file, come lavorare, eccetera. Allora, il testo è questo. Dice: molte amministrazioni pubbliche hanno iniziato da qualche anno a pubblicare degli open data, ossia dei dati statistici liberamente disponibili, in formati facilmente elaborabili. Di fatto, gli enti pubblici hanno sempre rilasciato delle informazioni, ma quasi sempre erano sotto forma di report, di documenti, con il grafico, con i bei colori, ma se poi volevi il dato grezzo su cui era stata fatta quella statistica non riuscivi a trovarlo, dovevi andare a piangere per averlo. Mentre invece questo open data di fatto ti danno i file CSV o SQL o cose simili. Ad esempio, Città di Torino pubblica i propri dati aperti a questo indirizzo, mentre Regione Piemonte a quest'altro sito, tanto per rimanere ai due enti locali che sono più vicini a noi come territorio. Ad esempio, ecco, questo è il portale degli open data della città di Torino. Queste sono le categorie di dati, no, che la città mette a disposizione. Per carità, ci sono tutta una serie di dati che sono questi di tipo elettorale, cioè informazioni riguardo alle elezioni che si sono svolte sul territorio cittadino. Quindi ad esempio anche per le elezioni europee, ma sono i dati relativi ai seggi elettorali di Torino, che hanno un'importanza, un interesse abbastanza limitato. E poi ci sono alcune cose, amministrazione comunale principalmente sono gli atti del Consiglio e della Giunta, cose di questo genere, presenze dei consiglieri, pubblica sicurezza e l'altro un pochino numeroso è la settore demografia, dove ci sono tutta una serie di informazioni dell'anagrafe di fatto, matrimoni, decessi, immigrati, emigrati, eccetera. Quindi sono queste le informazioni. Ovviamente abbiamo le informazioni anonime, no? Sul numero di matrimoni, il luogo in cui sono svolti, eccetera. Ma è un esempio, no? Sul sito della regione ci sono più cose, su altri comuni sono più avanti. Della, diciamo, pubblicazione di questo, ci sono 281 dataset, così come sono dichiarati da loro. Quindi io prendo spunto da questo, da questa iniziativa per lavorare su dei dati. Quindi se cominciate a pensarlo, se un domani avrete bisogno di dati che siamo, sono in capo alle pubbliche amministrazioni, andate a vedere se sono disponibili in queste forme. Noi ci concentriamo su uno di questi, dice: un esempio di tali dati è costituito dai movimenti intraurbani, che sembra la charada della settimana linguistica, invece movimento intraurbano significa di fatto un trasloco da un punto a un altro della stessa città. L'anagrafe ha di fatto un flusso, no, di operazione che va dall'immigrazione, cioè un trasloco dall'esterno della città all'interno della città. Dal punto di vista cittadino, immigrazione vuol dire da fuori città, non da fuori nazione. Movimento intraurbano, quindi spostamento da un punto all'altro della città, oppure emigrazione, flusso in uscita, un trasloco verso una città diversa. Allora, io mi sono concentrato su queste, che vengono chiamati movimenti intraurbani, avvenuti nella città di Torino, con i quali si intendono appunto le variazioni di indirizzo avvenute tra due località entrambe appartenenti alla città.
Non vi so dire se questo indirizzo sia indirizzo di residenza o di domicilio, perché non c'era scritto nella documentazione. Quindi. Però, vabbè, questo c'è. Il relativo dataset ha il formato rappresentato nella tabella seguente. Quindi se andate su quel sito e lo scaricate, vi salta fuori un file CSV, quindi ci cliccate sopra e ve lo apre con Excel, fatto in questo modo, dove ogni evento è associato a una, quindi parla di eventi, tipo evento, quindi ogni riga rappresenta un evento, usiamo la terminologia del dataset. È associata a una data di registrazione, anno, mese, giorno. Vedete che c'è tipo evento, cambio indirizzo, sono tutti cambio indirizzo. Anno evento c'è l'anno, poi c'è l'anno di registrazione, mese di registrazione, giorno registrazione. Cioè, queste qua sono avvenute il 4 gennaio 2010, la registrazione, relativa a un evento del 2010 stesso. Normalmente l'anno dell'evento, se andate a vedere i dati, coincide con l'anno di registrazione. Posso esserci alcune eccezioni di eventi che si sono verificati negli ultimi giorni dell'anno e quindi vengono registrati nell'anno successivo. È associata alla data di registrazione, quindi, e dall'informazione relativa alle circoscrizioni di provenienza e di destinazione. Quindi dice che il 4 a gennaio 2010 si sono spostate delle persone uscendo dalla circoscrizione, traslocando, diciamo. Parliamo terra terra, un trasloco da un luogo della circoscrizione 1 a un altro luogo della circoscrizione 1. Vedete, circoscrizione provenienza, circoscrizione destinazione. E in quel giorno di questi eventi ce ne sono stati 9. Quindi il 4 gennaio hanno traslocato in 9 spostandosi all'interno della circoscrizione 1. Mentre invece in 2, seconda riga, si sono spostati dalla circoscrizione 1 alla circoscrizione 2 della città e così via. Sapete che Torino è divisa in 10 aree chiamate circoscrizioni. Quindi l'informazione che abbiamo qui non è sugli indirizzi, esattamente chi è andato dove, ma sulle aree, sulle aree circoscrizionali della città. Okay? E di questo ne abbiamo tantissime, perché di fatto ogni giorno c'è una serie di registrazioni, ogni registrazione può comprendere più eventi, quindi di fatto più nuclei familiari. Fa un po' impressione che ogni giorno ci siano 50 traslochi o qualcosa di questo genere. Se andate a vedere i dati, dice, mannaggia quanta gente si sposta. Vabbè, però sono dati. Ciò che vogliamo fare è costruire un'applicazione JavaFX che permetta di interrogare tra le basi dati ed estrarre informazioni a proposito dei movimenti dei cittadini. In questo caso il database è semplice perché è fatto di una tabella sola. L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni. Punto 1, e qui ci sono i due punti dell'esame di cui parlavamo la volta scorsa. Il punto 1 è la soglia minima, il punto 2 è lo sviluppo vero e proprio della parte algoritmica. Punto 1 deve permettere all'utente di interrogare la base dati fornendo delle semplici statistiche a proposito delle circoscrizioni. Vabbè, fin qua non ha detto nulla. L'utente, qui comincia a spiegare cosa deve fare, l'utente può specificare, selezionandola da un menu a tendina, il numero di una circoscrizione. L'applicazione a questo punto dovrà, cioè il programma, no? Dovrà visualizzare l'elenco di tutte le circoscrizioni, visualizzando per ciascuna il numero di cambi di indirizzo che sono avvenuti dalla circoscrizione selezionata dall'utente verso la circoscrizione mostrata. L'elenco deve essere ordinato per il valore decrescente del numero di trasferimenti. Detto a parole, molto complicato. In pratica cosa vuol dire? Io ho fatto un esempio di interfaccia utente, di quello che potrebbe essere interfaccia utente, una tendina in cui scelgo la circoscrizione di partenza, dall'1 al 10, clicco su elenca e nell'elenco verrà scritto, ok, dalla circoscrizione hai scelto la 3, quindi il numero di eventi dalla 3 alla 1 sarà 160, dalla 3 alla 7 sarà 120, dalla 3 alla 2 sarà 90 e così via in ordine decrescente di eventi. Quindi la prima riga che devo stampare sarà corrispondente alla circoscrizione verso la quale si è mossa il maggior numero di persone, famiglie, provenienti dalla 3, dalla circoscrizione che ho selezionato. Ok? Rileggiamo cosa c'è scritto. L'elenco di tutte le circoscrizioni, quindi devo stampare da 1 a 10, tutte, visualizzando per ciascuna, quindi a fianco di ciascuna, il numero di cambi di indirizzo che sono avvenuti.
numero di campi di indirizzo che sono dalla circoscrizione selezionata dall'utente, quindi quella della tendina, verso la circoscrizione mostrata, cioè riga per riga, per ciascuna riga quella lì. E devo ordinare questo elenco per valore decrescente del numero di trasferimenti. Io qua nel mockup ho indicato una casella di testo in cui mettere i risultati, ma se volete usare una tabella anziché una casella di testo siete liberi di farlo, ovviamente. Questo è il primo punto. Quindi di fatto si tratta di caricare i dati, fare delle somme, perché devo andare a vedere dalla circoscrizione 3 verso tutte le altre, sommare i trasferimenti che avvengono nelle varie date e alla fine farò un ordinamento dei risultati, quindi una cosa relativamente indolore. Punto 2 invece dice, quindi secondo punto dell'esercizio, si interpretino le circoscrizioni come vertici di un grafo completo ed orientato, nel quale il peso degli archi sia rappresentato dal numero di eventi avvenuti tra le due circoscrizioni adiacenti all'arco. Quindi l'arco che va dalla 6 alla 8 dovrà essere la somma di tutti gli eventi di trasloco dalla circoscrizione 6 alla circoscrizione 8. Quindi un grafo che è pesato con la densità dei flussi migratori, potremmo dire. Non rappresenta la distanza cittadina, non rappresenta una distanza fisica misurabile in metri, rappresenta la quantità di persone che si sposta. È un grafo completo perché, salvo anomalie stranissime, ci sarà almeno una famiglia che si è spostata dalla circoscrizione 6 alla 9. Quindi tipicamente per ogni coppia di circoscrizioni ci sono dei traslochi, quindi l'arco c'è. Orientato perché il numero di persone che vanno dalla 1 alla 2 sarà diverso dal numero di persone che vanno dalla 2 alla 1. E quindi i due archi devono esserci entrambi perché devono portare un peso diverso, no? Devono avere un coefficiente peso diverso. Cosa dobbiamo farci? In tale grafo si calcoli un cammino semplice. Semplice non vuol dire facile, semplice significa senza loop. Un cammino semplice, poi tra parentesi, non necessariamente completo, quindi non sto chiedendo un ciclo che tocchi tutti i vertici, solo un cammino, non necessariamente deve essere completo, ma deve essere privo di vertici ripetuti. L'avevo già scritto con semplice, ma l'ho esplicitato meglio per evitare dubbi. Che abbia come vertice di partenza la circoscrizione specificata dall'utente, sempre quella tendina là che avevamo. Quindi riusiamo quel dato che abbiamo già. Che abbia come lunghezza di che cosa? Del cammino, il numero specificato dall'utente, qui dovrei mettere un numero, scusate, specificato dall'utente, e quindi ho indicato una casella di testo in cui l'utente può specificare la lunghezza del percorso che cerca, e che abbia che massimizzi la somma degli eventi di trasferimento. Ad esempio, per capire bene questa frase, vogliamo trovare il cammino di peso massimo, quindi la cui somma dei pesi degli archi sia massima, quindi l'esatto contrario di ciò che fa il TSP, che cerca di minimizzare. Invece noi vogliamo vedere dove la gente si sposta. Metti che domani dobbiamo mettere su un'azienda di traslochi e vogliamo vedere quali sono i flussi nei quali c'è maggior mercato. Il cammino di peso massimo che, ad esempio, inizia dalla circoscrizione 3 ed è lungo 4 vertici. Quindi il massimo dei flussi in uscita dalla 3 è che dalla 3 vanno alla 7, dalla 7 vanno alla 2 e dalla 2 vanno alla 1. Ho scelto di analizzare un cammino di lunghezza 4. Quindi il mio algoritmo dovrà esplorare tutti i possibili cammini di 4 circoscrizioni, non ripetute, cammino semplice, in cui la somma dei trasferimenti sia massima. Okay? È chiaro che se il cammino lo richiedo lungo 10 vertici, che 10 è il numero di circoscrizioni, allora troverò un ciclo. Perché avrò un cammino completo che tocca tutti i vertici, basta poi unire l'ultimo al penultimo e ho finito. Però non è detto, magari mi interessano dei cammini più brevi. Altrettanto ovvio che il cammino più breve che posso immaginare è di 2 vertici.
di meno, un vertice da solo, non ho nessun arco su cui calcolare il peso. Okay? Quindi questo è il punto 2, in questo esercizio ci chiede di fatto di fare una variante del TSP, un po' diversa, ma la ricerca di cammini con dei criteri diversi, ma l'approccio potremmo copiarlo abbastanza da quello che abbiamo adottato per il TSP. E poi c'è la frase di rito che dice che nella realizzazione del codice si lavori a partire dalle classi fornite e dal database contenuti nel progetto scaricabile, ma ovviamente è permesso aggiungere e modificare tutti i metodi, quella è una base di partenza su cui lavorare, su cui partire per lavorare. Ok, questo è il testo, simile a quello che avrete. In questo caso la tabella è una sola, quindi non ho messo il diagramma delle tabelle. Avendo una tabella sola ci sarà un bin solo, in casi più complessi magari mettevo anche il diagramma delle classi per far capire quali erano gli oggetti presenti nel progetto, dipende da quanto è complesso di fatto la struttura dati di partenza. Progetto scaricabile, che cosa trovate come progetto scaricabile? All'esame, a un certo punto vi daremo qua sotto da qualche parte, vi scriviamo un indirizzo internet da cui scaricare il progetto di partenza. Quello che noi chiamiamo progetto base. Allora, io ho preparato quello che sarà il progetto base per l'esercizio di oggi. Si riesce a leggere o bianco su bianco sta roba? Può bastare un po' le tende? Qui da qua ho difficoltà, ma magari voi... Per Natale fatevi regalare da ragazzi una lampadina nuova di questo videoproiettore. Dicevo, scaricherete un file che avrà un nome, non ci sarà scritto simulazione, ma ci sarà scritto esame, underscore base.zip. Base sta per dire il progetto base di partenza vuoto, senza ancora le parti difficili fatte. Quindi voi adesso siete in laboratorio. E il primo passaggio da fare, dopo aver verificato che tutto funziona a dovere, se vi copiate ciò che vi serviva, magari l'avessimo saputo ci saremmo copiati il sorgente del TSP, ma voi potete copiare prima di vedere il testo. Però appunto, siete in laboratorio e la prima cosa da fare è andare a importare il progetto e vedere cosa c'è dentro. Ok? Quindi importa existing project into workspace, che è la voce per importare dei progetti che sono contenuti in un file archivio. Adesso in questo caso io ce l'ho nelle mie cartelle, voi l'avrete appena scaricato. L'indirizzo che vi diamo, lui vi dice guarda, dentro questo archivio c'è questo progetto, andiamo avanti ad importarlo, sì, e da qualche parte dovrebbe essere comparso simulazione movimenti base, non guardate quello sopra perché è già risolto e non vale. Questo è il progetto base, che poi all'atto della consegna vi chiederemo di rinominare chiamandolo cognome, nome, matricola, e esportarlo in uno zip, ma per ora potete lavorare. Se vi dà fastidio la parola base potete toglierla, ma è un dettaglio. Allora, cosa trovate in questo progetto solitamente? Allora, ovviamente dentro source ci sono delle classi, ma poi io di solito metto due cartelle, una che si chiama DB, o database, dipende come mi gira quel giorno, dentro la quale c'è il dump del database. Perché quei dati lì, non vi faccio scaricare dal sito del comune, adattare, importare, eccetera. Cerchiamo già di darvi o l'SQL, o il CSV, o il JSON, insomma un formato già direttamente leggibile dal DAO che vi forniamo. Nel caso in cui, nella maggior parte dei casi, siano tabelle di un database relazionale, vi diamo il file SQL da importare sulla vostra macchina locale. Okay?
Quindi l'altra operazione da fare è questa. E poi c'è una cartella libs che contiene di solito una copia delle librerie che servono. Quindi le avete già lì, il connector MySQL, jgraph-t, c3p0 per l'accesso al database. Sono già lì e di solito sono già impostate come build path del progetto, quindi le trova già. Se non ci fossero, però comunque, cioè se il build path, a volte portando un progetto da un computer a un altro, i cammini, il path di sistema cambia leggermente, quindi a volte non riconosce il primo colpo, ma sapete che sono lì, quindi basta andare a modificare il build path del progetto e quindi non dovreste andare a impazzire per scaricare cose. Quindi a parte l'Ips che contiene i jar su cui lavoriamo, dobbiamo andare a vedere la parte, no, con i sorgenti e importare il database. Allora, proviamo prima a importare il database, così ci rendiamo conto meglio dei dati. Allora, lo potete fare con ID o con MySQL Workbench a piacere. Ci si collega al database, carica file SQL, poi bisogna ricordarsi uno dove l'ha salvato. Dunque, workspace dovrebbe essere questo, si chiamava simulazione movimenti base, database, questo qui. E quindi questo è lo script, ops, l'ho perso, ho fatto doppio clic pensando di ingrandire la finestra, invece me l'ha azzerata. Questo è lo script per ricreare il database. Eseguo la query. Mi dà un piccolo warning sull'ultima tabella, ma non dovrebbe dar fastidio. Aggiorno le tabelle. Mi sono trovato un nuovo database, demografia. Ecco, non ci avevamo fatto caso. Non ho letto questa frase. Si noti che ogni riga del file rappresenta più eventi dello stesso tipo avvenuti nello stesso giorno, questo l'avevamo commentato ma non avevamo letto insieme la frase. I dati sono presenti nella tabella movimenti interurbani del database demografia. Okay? Quindi il nome del database, il nome della tabella era già scritto sul testo, infatti qua è comparso un nuovo database demografia che al momento contiene solo una tabella che è movimenti interurbani. Movimenti interurbani, se andiamo a vederli, beh, è una tabella che ho costruito esattamente sulla falsa riga di quella che è la struttura dati del dataset e i dati sono questi. Quindi tipo evento è quasi sempre cambio indirizzo, salvo il fatto che per qualche motivo nel 2011 hanno smesso di scrivere per gli eventi relativi al 2011, non scrivono più, non hanno più messo questa colonna. Hanno cambiato il formato del dataset, che per la prima volta l'ho importato, mi ha fatto un po' impazzire, ma poi bastava guardare i dati, e quindi ci saranno dei null nella colonna primo evento per quanto riguarda il 2011, il tipo evento. In realtà non, è un campo che in questa applicazione non ci serve, in questo programma. E poi ci sono i vari campi, anno evento, anno registrazione, mese, esattamente quelli che abbiamo visto prima. Ci sono anche alcune stranezze, dicevo che Torino ha 10 circoscrizioni. Questo è un dato che ho detto più volte a parole, ma non c'è scritto da nessuna parte. Nel testo d'esercizio non c'è. Io cercherei di fare in modo che il programma non debba conoscere queste informazioni a priori, ma la scopre leggendo i dati. Così se domani il sindaco decidesse di creare due circoscrizioni nuove, il programma continua a funzionare. Ci sono delle anomalie, nel senso che vedete che ci sono alcuni dati con la circoscrizione di provenienza zero, che non esiste, non chiedetemi che cosa rappresentino. Immagino una provenienza non nota, perché da fuori città sono in un altro dataset. E idem per la destinazione. Le destinazioni in realtà sono molte meno. Poi ci sono queste bellissime 00, che vabbè, qualcuno si è spostato da qualche parte. Un evento, sono eventi di. Quindi c'è un pochino di sporcizia nei dati. Possiamo far finta di niente, far finta che 0 sia una circoscrizione valida, con degli spostamenti strani, oppure possiamo decidere che quando leggiamo i dati, dove c'è uno 0, li buttiamo via. In realtà questi dati sono già parzialmente filtrati
quando li ho importati perché c'erano dei campi in cui la circoscrizione era proprio vuota. Allora quello lì l'ho buttato via come record. Questo è normale, non è un problema vostro in sede d'esame, ma è un problema reale. Ogni volta che uno va a usare dei dati forniti da altri, trova sempre della sporcizia lì dentro. I dati vanno amati uno a uno, riga per riga, e di solito chi li crea, chi li esporta, butta dentro, basta che sia, e poi alla fine chi li legge si trova di fronte a dei rebus che non sa risolvere. Vabbè, questi sono i dati. Quindi abbiamo un database aperto, dovessimo fare delle query di prova, le possiamo vedere. Studiatevi i dati, no, apritelo, guardate, guardate le tabelle, guardate come sono fatti. Prendete 2 minuti per guardarli. No? Perché poi magari avete il DAO, è già fatto, allora usate il DAO, usate quel metodo lì, ma magari nel DAO è il metodo minimi. Se sapete come sono fatti i dati, magari vi viene in mente di implementare una query che vi risolve metà del problema. Ok, adesso guardiamo il progetto. Il progetto che ho fornito contiene il main, il controller e un FXML di partenza, contiene un bin che si chiama movimento, che rappresenterà il dato di una riga, e poi contiene DBConnect e una classe DAO, movimenti DAO. A livello alto il main non fa nulla, nel senso che carica l'FXML, ottiene il controller, crea la scena, quindi il solito main generato automaticamente salvo per questa aggiunta qua del controller. Il controller in questo caso ha tutti già i riferimenti, è quello che esce dallo scene builder, quindi avendo dato i nomi agli oggetti, fatto copia e incolla qua dentro, quindi non ha nessuna logica ancora di funzionamento. E l'FXML contiene quando si apre contiene l'interfaccina che abbiamo visto come immagine nel testo d'esame. Quindi questa tendina, un bottone, una casella di testo, un altro bottone, un'area di testo, poi ci ho messo sotto un'etichetta, una progress bar, che se qualcuno li vuole usare, in questo caso ci sono. In questo caso credo di essermi ricordato di dare un nome a tutti gli elementi. Quindi ad esempio questo qua si chiama button elenca e cose di questo genere. Può capitare che a volte magari per alcuni elenchi manchi il nome e lo aggiungete a quel punto sia qua che nel controller, quindi andate a verificare come si chiamano le cose. Tendo a mettere il nome solo per avere anche una... tanto un nome vale l'altro, però se li chiamo io in un certo modo sono sicuro che poi tutti li chiamino in quel modo lì, è più facile poi per me andare a riconoscere le cose correggendole. Ma se poi non vi piace il nome che ho dato io, il progetto è vostro, quindi cambiatelo, ok? Se volete buttare via questo FXML e farvelo un altro vostro, siete anche liberi. È un punto di partenza libero che vi serve a ridurre il tempo, ma non vedetelo vincolante in nessun modo. Okay? Poi cosa c'è? C'è il bin, che ho chiamato movimento.java, è un bin che contiene 4 campi. Rispetto alle 8 colonne del database, qui ho solo 4 campi, anzi forse 9 colonne. Che cosa ho fatto? Innanzitutto il campo tipo evento non l'ho memorizzato, non mi serve, ma poi è sempre uguale, quindi non mi dà nessuna informazione. Anno evento anche ho deciso di non memorizzarlo, anche perché c'era solo l'anno. E ho invece memorizzato anno, mese e giorno della registrazione in un'unica proprietà che si chiama registrazione di tipo date. Non ha senso tenermi come 3 interi separati. Ricordiamoci che quando passiamo a Java, più le cose sono oggetti e non numeri e non stringhe, più è facile poi lavorarci. Poi ho circoscrizione di provenienza e destinazione, che sono queste altre 2 colonne. Provenienza e destinazione, che sono degli interi, chiaramente rappresentate come int, e l'altra colonna è il numero di eventi, l'ultima colonna, qui si chiamava totale eventi, qui l'ho chiamata numero eventi perché è totale solo di quel giorno, non è proprio totale totale, quindi non mi piaceva chiamarlo totale qua.
Basta, poi, perché poi da qui in poi c'è il costruttore generato automaticamente e i get set generati automaticamente. Quindi questa è la rappresentazione minima, no, il vestito Java di quella tabella, che fa il paio con il metodo, con la classe movimenti DAO, della quale avevo, in questo progetto ho implementato un metodo solo, getAllMovimenti. Basta, poi potete sbizzarrirvi a implementare le query più sofisticate, in questo caso c'è solo questa che mi restituisce una lista di tutti i movimenti. Fa la query più stupida che può fare, dammeli tutti e li aggiunge movimenti.add in una lista, in un array list. È più lungo di 2 righe questo metodo solo perché deve mettere insieme mese, anno, mese e giorno di registrazione in un unico oggetto di tipo date. Quindi ci sarebbe il costruttore new date che prende anno, mese e giorno, ma nella documentazione c'è scritto che non bisogna usarlo, deprecato, è vecchio, e di usare la classe calendar invece, quindi ci vuole qualche riga in più. Crea un oggetto calendar, azzero tutti i campi e poi imposto anno, mese e giorno a quelli che arrivano dal database. E quindi ho questo getTime che mi dà l'oggetto date. Poi c'è da applaudire qualcuno per aver chiamato getTime un oggetto che restituisce una date, un date, e non averlo chiamato getDate, ma va bene. Quando si lavora con le date c'è sempre da farsi male. E poi gli altri dati sono 3 numeri interi. Quindi ho costruito il nuovo oggetto di tipo movimento, lo accodo all'ArrayList. Fine. Metodo di DAO più stupido che non ce n'è. Questo vi serve sia per provare a vedere se la connessione col database funziona o no. In questo caso avevo anche fatto un piccolo main di prova che chiama quel metodo e stampa i dati. No. Conviene verificare il prima possibile che il database, che tutto sia a posto, si connetta, eccetera, prima di andare poi avanti con l'implementazione e poi scoprire che magari è un problema banale di database. Così come, ad esempio, questa cosa qua per gestire la data. Se decidete di fare una query vostra, magari vi torna utile quel codice di esempio. Quindi. Però per ora, diciamo così, è un'implementazione minimale quella che vi ho dato, giusto per vedere che funziona. Basta, nel senso che non c'è altro in questo progetto. Da qua comincia il lavoro vero e proprio. Al lavoro vero e proprio, partiamo dal punto 1. Punto 1 significa permettere all'utente di scegliere un numero di circoscrizione e poi fare questo conteggio del numero di traslochi, diciamo, tra quella circoscrizione selezionata e ciascuna delle altre e poi metterlo in ordine. Allora, prima di tutto dobbiamo avere le circoscrizioni. Quante sono? Quali sono? Dall'1 al 10 lo sappiamo. L'abbiamo già visto nella base dati, più lo 0 che vabbè. E quindi avremo bisogno di memorizzare da qualche parte sia i movimenti, che ci sono stati, gli eventi, sia, nella tabella li chiama eventi, io nel bin ho preferito chiamarlo movimento perché evento per noi ha già un altro significato nell'interfaccia grafica, quindi non volevo creare confusione. E poi dovrò avere da qualche parte l'elenco delle circoscrizioni che posso tranquillamente estrarre dai movimenti che leggo. Tutto questo lo vado a mettere dove? Dentro un modello. Devo creare una classe modello nella quale vado a memorizzare i dati, la copia dei dati che mi serve. Questi dati, giusto per avere un'idea, quanto sono lunghi? Beh, in totale abbiamo 40.000 righe, che non è eccessivo per caricarlo in memoria, quindi si può anche pensare di leggerli tutti, no, non stiamo parlando di 10 milioni di righe, per cui conviene lasciarli in database e fare le query sul momento. È un numerino, 40.000, però non è infinito. Quindi possiamo pensare di creare, magari solo per ordine, un nuovo package,
chiamiamo punto .model, e dentro questo nuovo package creo una classe che chiamo per pigrizia model, o movimenti model, come volete. Allora, questa classe model cosa deve memorizzare? Per il momento ci siamo concentrati sul punto 1, quindi non stiamo ancora pensando al grafo. Deve memorizzare l'elenco di tutti i movimenti e l'elenco delle circoscrizioni. Giusto? Allora, l'elenco di tutti i movimenti, in qualche modo ci facciamo anche ispirare dai movimenti DAO che già me li fornisce sotto forma di list movimento. Quindi possiamo pensare che il modello abbia un campo privato, list di movimento, list java.util di movimento, che è movimenti.bin, movimenti, e poi posso avere un elenco delle circoscrizioni. Circoscrizione cos'è? Sono numeri interi. Quindi sarà una lista di numeri interi. Allora, la lista di numeri interi, immaginiamo nel momento in cui la creo. La creo leggendo i numeri che trovo nei movimenti. E quindi l'ordine con cui compaiono le circoscrizioni sarà determinato dall'ordine di apparizione nei movimenti. Questo mi può dar fastidio, perché poi, sto pensando a cosa? Sto pensando che la prima cosa che devo fare è popolare quella tendina, con i numeri di circoscrizione. Allora, quella tendina, sarebbe bene che i numeri fossero elencati in ordine dall'1 al 10 crescente, non 3, 7, 8, 2, 1. Però non so che sono i numeri dall'1 al 10, non voglio sapere che sono i numeri dall'1 al 10. Allora, io qua, per gestire le circoscrizioni, mi sono immaginato una struttura dati ordinata, che mantenga l'ordine. Tanto devo memorizzare degli interi. Quindi, qualunque siano questi interi, io li voglio in ordine. Quindi non uso una list che mi andrebbe aggiungere in modo, in ordine di apparizione, in ordine di inserimento, ma uso una struttura dati ordinata. Ad esempio, nelle collections cosa c'è di ordinato? Che sia in grado di mantenere l'ordinamento degli elementi, un sorted set, ad esempio. Sorted list non esiste. A me viene sempre in mente, no, ci fosse una sorted list, non esiste il concetto di sorted list, perché la definizione di lista è proprio quella di ordine di apparizione, un elenco di cose che si aggiungono. E il concetto di aggiungere è diverso dal concetto di mantenere ordinate. Quindi, ad esempio, sorted map o sorted set sono le interfacce che sono sorted all'interno delle collection. Poi c'è una classe sorted list, ma è un pezzettino di una libreria JavaFX, quindi è molto di nicchia. Sorted set di che cosa? Di interi. Quindi non ci posso scrivere int come tipo base, devo mettere integer come l'oggetto che rappresenta gli int. E questo è l'insieme delle circoscrizioni. Poi, essendo un set, ha un altro vantaggio, nel senso che il set, per sua natura, rifiuta i duplicati. E quindi, se devo aggiungere una circoscrizione che c'è già, se fosse una lista, devo prima cercarla e se non c'è, aggiungerla, e faccio il lavoro due volte. Se ho un set, posso dire aggiungi, e se c'era già, semplicemente non l'aggiungerà una seconda volta. E quindi mi semplifica ancora il lavoro. Queste direi che sono le due strutture dati minime, che possiamo pensare di popolare direttamente alla creazione del modello, nel costruttore del modello. Tanto sono operazioni, abbiamo visto, che dovrebbero essere relativamente rapide. Se fossero operazioni che fossero più lente, allora non lo faccio nel costruttore, perché il costruttore del modello viene chiamato nell'avvio del programma. Non è bello avviare il programma, poi il programma sta fermo, prima ancora di aver aperto la finestra grafica, perché deve caricare la database. Allora, in quel caso avrei un altro metodo che chiamo in un secondo momento, magari su un'azione dell'utente, carica i dati. Ma la versione più semplice li faccio caricare subito.
Partiamo sempre dalla versione semplice, poi se vediamo che è troppo lento e complicato e non funziona, facciamo in fretta a spostare le informazioni in un metodo diverso, ok? Non andiamo a complicarci la vita prima che scopriamo che sia effettivamente necessario. Allora, creiamo un costruttore model. Cosa ha bisogno questo modello? Nulla per lavorare, scopre tutto da solo. E possiamo memorizzare nell'elenco movimento l'elenco di tutti i movimenti. Quindi posso istanziare il DAO, movimenti DAO, DAO uguale new movimenti DAO, e movimenti uguale DAO.getAllMovimenti, punto e virgola. Tutti, compresi quelli anomali, cioè quelli che hanno degli zeri. A me piacerebbe togliere di mezzo quelli zeri, sinceramente. E allora cosa facciamo? Possiamo o filtrarli prima, cioè o modificare il metodo del DAO in modo che quelli che hanno 0 non li restituisca, oppure una volta che li ho caricati puoi cancellarli dalla collection. Quindi iterare per la collezione e dire per la lista, e dire ok, quelli che hanno o la destinazione o la provenienza uguale a 0, lo cancello. Il modo più comodo qual è? Manco leggerli. Giusto? Allora, così questo non lo tocchiamo, torniamo nel DAO, rendiamo il DAO un pelino più furbo. Un pelino più furbo potrebbe essere qui andare a vedere se questi due, uno di questi due getInt vale 0, nel caso in cui valga 0 non aggiungo l'oggetto, ma meglio ancora intervenire ancora prima, nella query. Dico dammi tutti i movimenti in cui però quei campi lì siano diversi da 0, e così non ci penso più, ci pensa il database. Allora andiamo solo un attimo a comporre una query fatta bene. Questa era quella che restituisce tutto. Io ci aggiungo in più where, dunque abbiamo detto che la circoscrizione di provenienza vogliamo che sia diversa da 0 and la circoscrizione di destinazione anche lei deve essere diversa da 0. Vediamo se la sintassi è giusta. E il numero di righe è sceso da 40.125 a 39.934, cioè abbiamo buttato via circa 200 dati che erano sporchi, erano incompleti, non so cosa volessero dire, quindi vedete lo sotto. Quindi noi possiamo sostituire la query che avevamo con questa. Togliamo questo barra R, barra N che non vuol dire niente, gli mettiamo solo uno spazio. E a questo punto a livello di DAO abbiamo filtrato questi dati. Se no non era gravissimo, ma ci saremmo trovati degli zero in mezzo che non sapevamo come interpretare. Quindi, così. Proviamo anche solo a eseguire questo DAO, vedete che c'era un main di prova, qui ci sono i dati che vengono letti, lo stampati così, circoscrizione di partenza, circoscrizione di arrivo, numero di eventi, data. Questo è ciò che la mia getAllMovimenti sta calcolando. Ok. A questo punto il modello prende questi dati e se li salva. Il passo dopo che deve fare è salvarsi l'elenco di tutte le circoscrizioni. Anche qui possiamo lavorare in due modi. O aggiungiamo un metodo al DAO del tipo dammi tutte le circoscrizioni,
Oppure andiamo a scandire questi 40.000 elementi di tipo movimento e per ciascuno di questi leggo la circoscrizione di partenza e quella di arrivo e le aggiungo se già non le conoscevo. Vanno bene entrambe. In una query sicuramente magari si fa meno lavoro, però comunque nel database, eccetera, il tempo che ci vuole, 40.000 dati si fanno in fretta a leggere, sono abbastanza equivalenti. L'importante è che noi abbiamo, io, diciamo così, lavoro con i dati, quindi analizzo questo senza aggiungere un metodo al DAO, ma se no potrei aggiungere un metodo al DAO, non cambia nulla. L'importante è che acquisisca questi dati. Allora, le circoscrizioni, qui siamo nel costruttore, quindi devo ancora costruire l'oggetto. Quindi sorted set è un'interfaccia, com'è che viene implementata? Da una tree set, ad esempio. Quindi, se non sbaglio, tree set. Di integer. Quindi è un insieme che memorizza questi numeri interi e poi vado a leggere dai movimenti per ciascuno di questi aggiungo al mio insieme, al mio set, che cosa? Del movimento, la circoscrizione di provenienza e anche quella di destinazione. Poi è un add che, essendo questo circoscrizione un set, l'aggiunta avviene solo se l'elemento è nuovo. Quindi non mi devo in questo caso preoccupare di duplicati perché ho scelto un set. Se avessi scelto una list, prima di fare add dovrei verificare se not contains. Se la lista non contiene ancora, allora. Però il contains su una lista ha una complessità ODN, mentre su un tree in questo caso ha log di n. In realtà poi questo albero ha 10 elementi, quindi la complessità conta poco. Quindi alla fine dovremmo avere questo circoscrizioni che mi dà probabilmente i numeri da 1 a 10. In un'altra comune in cui le circoscrizioni fossero numerate in modo diverso, ma sempre numeri interi, avrei l'elenco di quei numeri. Okay? Adesso questi dati sono due informazioni che il modello conosce, ma dobbiamo renderle visibili all'esterno, quindi aggiungere due getter per questi due. Quindi i setter no di sicuro, ma i getter per get circoscrizioni e get movimenti, in modo che il cliente di questo modello, cioè il controller, possa ottenere questa informazione quando gli serve. Adesso abbiamo un modello che fa una cosa minima, cioè caricare i dati. Possiamo spostarci, direi, sul controller e integrare il modello dentro il controller. Integrare il modello dentro il controller ha il vantaggio che col metodo getCircoscrizioni ho già esattamente le informazioni da inserire nella tendina. Allora, vorrà dire che dentro il controller ci devo aggiungere un riferimento al modello, come sempre, model, devo importarlo dal suo package, e poi posso inserire il setter per il model, set model, in modo che poi il main possa settare il modello dentro il controller. Quindi faccio generare il setter che è andato a finire qua sotto, vabbè, la pigrizia a volte è una riga. Non sono fatto generare automaticamente, ma potevo anche scriverlo a mano. Questo set model viene richiamato da chi? Dal main, che dovrà creare il modello e poi passarlo al controller. Quindi adesso torniamo ancora a un livello più sopra, il main,
che ha come riferimento la classe controller, a questo punto crea una nuova istanza, l'unica istanza del modello, sapendo che in questa new il modello contatterà il database e andrà a leggere i dati, e questo avviene prima che l'interfaccia grafica venga mostrata, quindi va bene solo se è un'operazione rapida. E poi a questo punto diciamo al controller, caro controller, vuoi sapere qual è il modello su cui lavorare, te lo dico io. Controller.setModel. A questo punto, la prima operazione che deve fare il modello, il controller, prima ancora di gestire l'interazione con l'utente, è riempire la tendina. Perché per ora quella tendina contiene dati fittizi, no? Item 1, item 2, item 3, che vengono messi dallo sim builder dentro. Devo sostituirli con i numeri di circoscrizione effettivamente letti dal database. In questo caso è molto semplice, perché il modello sembra già che abbia una collection che mi dà esattamente ciò che mi serve per popolare quella tendina. Get circoscrizioni mi dà un set, che è sempre, pur sempre una collection, che posso usare per popolare quella tendina. Dove lo faccio? Ad istinto mi verrebbe da dire lo faccio nell'initialize, quando il controller si inizializza. E in realtà non posso, perché se vado a vedere il main, quando è che viene inizializzato il controller? A che riga di questo programma? Qui. Il metodo initialize del controller viene chiamato subito dopo la creazione del controller. Il controller chi lo crea? Il loader, l'fxml loader. Crea gli oggetti, istanze controller e chiama il metodo initialize. Lì ovviamente il controller non ha ancora riferimento al modello, gli abbiamo dato solo sotto. E non potremo fare diversamente, perché finché il loader non è finito non posso ottenere riferimento al controller stesso. Quindi ricordiamoci sempre che il metodo initialize di un controller è un metodo, tra virgolette, cieco, in cui il controller conosce solo se stesso e la scena. E gli oggetti della scena. Non conosce ancora le informazioni sul modello. E quindi qui non può usare dei dati provenienti dall'esterno, neanche chiederli al modello, perché il modello non è ancora noto, è ancora null. Allora, qual è il primo momento in cui possiamo fargli fare qualche cosa che dipenda dal modello? Dentro c'è il model. Cioè, non appena il controller sa, conosce l'oggetto model, il quale conosce le circoscrizioni, e beh, allora il controller dice, va bene, visto che tu conosci le circoscrizioni, dimmele che a me servono per mettere in bella l'interfaccia utente. E quindi lo possiamo fare qua. Cosa? Prendere la tendina e riempirla con l'elenco delle circoscrizioni. Quindi la tendina si chiamava box circoscrizione di partenza, l'avevo chiamata così, punto getItems, punto clear, prima di tutto togliamo i dati di prova che c'erano dentro, e box circoscrizione di partenza, box, punto getItems, punto addAll, aggiungiamo che cosa? Model.get circoscrizione. Get circoscrizioni. Cosa c'è che non ti piace, caro mio? Ah, si arrabbia sul tipo. Perché si arrabbia sul tipo? Allora, get circoscrizioni sicuramente è un sort set di integer. L'abbiamo definito, una collection di interi. Box partenza cos'è? Ah, ecco, c'è un punto interrogativo. Perché lo sim builder, quando definisco un oggetto, non sa come parametrizzarlo, lui non capisce gli oggetti Java.
ci hanno dimenticato di scriverlo, di specificare che questa choice box dovrà contenere degli integer. Allora, fatto questo, ecco, l'addol a questo punto funziona. Come vi dicevo, il controller che avevo, diciamo, che era presente in questo progetto iniziale era il copia e incolla dallo Sim Builder, non sono andato a mettere dentro dei pezzi di ragionamento vostro. Ok, vediamo se funziona fin qua. Cosa ci aspettiamo? Che lanciando il main parta, innanzitutto, non dia null pointer, si colleghi al database. Ricordiamoci che il database dobbiamo averlo avviato, io l'avevo avviato già prima in ufficio, quindi altrimenti se usate quello XAMPP avviatelo, se usate quello di MySQL usate il Workbench per avviarlo, ma l'importante è avviarlo. E poi dovrebbe, ci accorgiamo che funzionerà, che il programma sta funzionando perché dovremmo vedere la tendina con i numeri da 1 a 10. Proviamo. Allora, partiamo il main, esegui. Sì, ci sono i numeri da 1 a 10. Cioè, per banale che possa essere un elenco di numeri da 1 a 10, noi sappiamo da dove arrivano, quindi vuol dire che ha già caricato tutti i movimenti, ha già tolto quelli che erano a 0, ha messo l'elenco, l'ha messo in ordine, eccetera, eccetera. Quindi una serie di cose le ha fatte per contare da 1 a 10. Ok, ci separa un piccolo passo dal termine del punto 1 dell'esercizio, che è quello di implementare la logica dietro il bottone elenca, che adesso si può premere a piacere, ma non fa niente. Bottone elenca, andiamo a vedere se aveva un event handler associato nel codice. No, non c'era nessun action. Quindi dobbiamo definirlo noi. Do elenca, vi piace? A questo punto, già che ci sono, dentro ricerca, anche lui non aveva nulla. Aggiungo un do ricerca. Salvo, e poi andiamo a prenderci, sempre per pigrizia, le signature di questi metodi vuoti e le possiamo aggiungere al controller. Vabbè, action event avrà bisogno di un package, JavaFX. Occhio sempre a non importare i package sbagliati, eh? Meglio fermarci un secondo in più che poi perdere mezz'ora dopo. Ok, doElenca. doElenca cosa deve fare? Prendere il numero che l'utente ha selezionato nella tendina e poi chiedere al modello, senti caro modello, mi dai l'elenco delle altre circoscrizioni ordinate per frequenza, eccetera, eccetera, perché ovviamente il lavoro lo fa sempre il modello. E poi visualizzare il risultato. Quindi, sempre soliti tre passaggi. Il primo passaggio è recuperare i dati che mi servono e controllare che siano validi. Sono dentro il controller. Il dato ce l'ho nella box, sempre la solita circoscrizione di partenza, punto getValue. Vedete che getValue è definito come tipo integer, perché questo era la parametrizzazione del tipo della choice box che gli abbiamo dato. Allora, adesso questo valore partenza potrebbe essere errato? Cioè, devo fare dei controlli? In parte no, perché l'utente, essendo bloccato da una tendina, non può lì dentro metterci 99 o scrivere Pippo. Quindi il dato che mi arriva fuori dal getValue non è sicuramente sbagliato. L'unico rischio è che l'utente non abbia selezionato nulla. Cioè, quando il programma parte, la tendina non è preselezionata su nulla. E quindi se voi chiamate il getValue, vediamolo, se voi chiamate il getValue senza aver selezionato nulla,
se io chiamassi, premessi su elenca adesso, chiamo getValue, mi restituisce null. Perché il valore selezionato non c'è. In questo caso non fa nulla, perché poi quel valore non lo sto usando, però quella variabile partenza vale null adesso. Questo vale solo per la prima volta, perché poi l'utente, dopo che ha selezionato una voce, non ha più nessun modo per non selezionarne più nessuna. Quindi da quel momento in avanti sono a posto. Però avrò sempre l'utente che clicca su elenca prima di scegliere la tendina e mi manda in eccezione il programma. All'esame la prima cosa che farai sarebbe quella, per vedere se avete controllato l'unico errore che si può verificare. Quindi, i dati che arrivano dall'esterno sono sempre da controllare. In questo caso noi facciamo il possibile per impedire all'utente di sbagliare. Già la tendina rispetto al campo di testo è una semplificazione enorme. Perché so che lui non può scegliere un dato se io non ce l'ho messo dentro. Però può sempre darsi che lui non l'abbia selezionato. Potrei anche fare una cosa diversa, nel senso che quando popolo la tendina potrei dire alla tendina: senti, selezionati sulla prima voce. Quindi gli preseleziono già io la circoscrizione 1, se ho qualche motivo per farlo, e così lui proprio non può fare altro. Però in qualche modo do una preferenza a una circoscrizione piuttosto che un'altra, può essere antipatico. Semplicemente tutto questo discorso lungo per dire controlliamo che partenza non sia nullo. Perché se è null, allora stamperò un messaggio d'errore e dirò all'utente per favore riprova. Quindi txt result punto append text errore due punti selezionare la circoscrizione barra. Altrimenti, vabbè, posso lavorare. Un dettaglio, se io avessi scritto int qua, anziché integer, non avrei potuto fare questo. Per un int come tipo base, dice la stessa cosa, non proprio. Come tipo base un int non può essere null, è già un valore, non è un riferimento a un oggetto. Allora cosa succede? Che nel caso in cui sia null, non riesco in nessun modo a fare il controllo subito dopo. Mi genera un'eccezione qua, nel null pointer exception qua, quando Java prende il dato integer, che è un oggetto, e cerca di convertirlo in un int, ma se quell'oggetto è null, tank, scatta il null pointer exception, prima che io lo possa controllare. Dovrei mettere un try catch e si complica tutto. Quindi il fatto di usare oggetti ci permette anche di gestire il fatto che questi oggetti non siano inizializzati. Ok. Se invece tutto va bene, vuol dire che questo integer lo posso passare al modello chiedendogli di restituirmi l'informazione che mi serve. Cosa mi serve? Mi serve un elenco che ad ogni circoscrizione mi dia un numero di eventi ordinato. Quindi in realtà mi servirebbe, vorrei che il modello mi restituisse, proviamo a immaginare l'ideale, se il modello ce l'avesse, un metodo che fosse un get elenco circoscrizioni da parte di quella di partenza e che lo restituisca sotto forma di lista di che cosa? Una cosa di questo genere, che restituisco nella lista di cose. Beh, mi servirebbe qua un bin che contenga al suo interno solamente la circoscrizione di arrivo e la quantità. Quindi posso decidere di crearmi un altro bin che contenga solamente questi due dati, oppure posso riusare il bin movimento, che dentro avrà anche altri dati ma non li uso, che forse è più comodo. Il bin movimento contiene non solo la destinazione di arrivo e il totale degli eventi, ma anche la destinazione di partenza e la data.
Beh, la data qua non ha più senso, ovviamente, perché sto facendo la somma su tutte le date. Quindi metterò un null e non ci penso più. La circoscrizione di partenza la conosco, quindi potrei pensare di usare un bin, diciamo, sovrabbondante, nel senso che contiene più dati di quanti me ne servono, ma così evito di creare un bin nuovo. A questo punto, ovviamente il modello non ce l'ha, questo metodo lo dovremo implementare. Ma poi una volta che l'avremo implementato, semplicemente potremo navigare questo elenco e stampare. Quindi sarà, possiamo far finta già di averlo. Rimettiamo elenco, circoscrizione, movimenti. A partire dalla circoscrizione di partenza. Due punti a capo. E poi ho un ciclo che voce per voce mi stampa, facciamo string.format, tanto per partenza, arrivo, no, solamente quello di arrivo e numero di, quindi sarà movimento.get circoscrizione destinazione, virgola movimento.numero 20. Cos'è che non ti piace? Ci sono dei punti e virgola messi dove non devono. Allora, ho fatto riformattare il testo, aggiungi elenco movimenti a partire dalla circoscrizione di partenza e poi in un ciclo aggiungi per ogni movimento dell'elenco che il modello mi costruirà, mi stampa circoscrizione di destinazione, quindi a partire dalla 3, quella destinazione sarà 2, numero di eventi dalla 3 alla 2. Quindi il controller essenzialmente deve fare solo questo, adesso il lavoro è tutto il modello. Quindi mi faccio costruire un nuovo metodo nel modello, get elenco circoscrizioni, riceve come parametro un numero intero di partenza e restituisce una lista di movimenti. Lista di movimenti che dovrà aggregare tutti i movimenti tra la circoscrizione di partenza e ciascuna delle circoscrizioni d'arrivo. Come facciamo a farlo? Anche qua abbiamo due scelte. O aggiungo un metodo al DAO che mi va a estrarre esattamente questa informazione, oppure uso la collection movimenti andandomi a leggere tutti e a fare le somme dove sia il caso, mi faccio le somme io a mano. Visto che prima l'abbiamo fatto con la collection, magari facciamolo col DAO, così vediamo tutti e due i modi. Farlo col DAO significa immaginarci a questo punto a livello di database come faccio a ottenere il risultato che mi serve. E il risultato che mi serve è ciascuna circoscrizione di arrivo con il numero totale dei movimenti, quindi devo fare una somma del numero di movimenti diviso per circoscrizione di arrivo, dove la circoscrizione di partenza è nota. Ok? Quindi mi serve select che cosa? La circoscrizione di arrivo e il totale eventi sommato su tutte le date possibili. Quindi la somma del totale degli eventi. From, sempre lei, la tabellina movimenti interurbani. Ah. Purché la circoscrizione di partenza sia la 3,
ad esempio, where disposizione di partenza uguale 3, poi ovviamente questo sarà il dato che parametrizzeremo. E poi ricordiamoci sempre che dove c'è una aggregazione deve esserci un raggruppamento, dove c'è un sum, un average, un min, un max, deve esserci sempre group by, se no la barra di sbiboccia. E io anche. Group by, circoscrizione di destinazione. Perché è ciò che specifica, il raggruppamento è ciò che specifica che cosa sommare. Se non avessi nessun raggruppamento farei la somma di tutto e non circoscrizione per circoscrizione. Quindi una cosa di questo genere, faccio la somma del totale degli eventi che hanno come circoscrizione di provenienza la 3, sommando, facendo tanti piccoli gruppi, ciascuno diviso per la circoscrizione di destinazione. E la somma su cosa avviene? Avviene su tutte le date attraverso le quali ci sono questi eventi. Quindi, facendo il run, viene fuori circoscrizione di destinazione, somma totale degli eventi. Quindi dice, per curiosità, gli eventi in uscita dalla 3 vanno in stragrande maggioranza, tipo 5 volte tanto rispetto al secondo arrivato, all'interno della 3, quindi quelli della 3 piace vivere lì, non so neanche quale sia la 3, e in subordine alla 4 e poi dopo alla 2, eccetera, eccetera. Oh, guarda caso, questa qui potremmo anche farcela ordinare come piace a noi. Mentre siamo nel database è inutile farci ritornare questa collection in ordine di, in questo caso me l'ha data fuori in ordine di circoscrizione, a me serve in ordine di quantità. È vero che basta una riga collection.sort e col comparator giusto me la ordino, ma sto facendo una query, tanto vale ordinarla per totale degli eventi. Allora diamo un nome a questa colonna, as totale, order by totale, decrescente. Ecco qua, gli stessi dati ordinati. Vogliamo fare anche i precisini, togliamo questo 0? Ma sì, dai. And, circoscrizione di destinazione, è diversa da 0. Ok. Allora, queste cose il database le sa, so come chiedergliele. Devo semplicemente prendere questa cosa, infilarla dentro il DAO, fare in modo che il modello gliela chieda e restituisca il controller. E abbiamo finito. Ok? Quindi andiamo giù nel DAO. E come prima cosa aggiungiamo un metodo. Un metodo che restituisca un di nuovo lista dei movimenti. Che lo possiamo chiamare get totale movimenti da integer partenza. Ho messo un da per ricordarmi che è specifico da dove vengono questi movimenti. E di questo copio il 90% del get all movimenti e poi lo modifico perché di fatto restituisce una collection dello stesso tipo. Quello che cambia è la query, ovviamente, e poi la composizione del risultato. La query è quella che mi sono preparato qui. Mettiamo solo a posto gli a capo, mettiamo spazio al suo posto. Ovviamente al posto di 3 ci devo mettere un punto interrogativo, cioè il parametro della query.
E quindi prima di fare l'execute query dovrò ovviamente mettere st.set int, il primo parametro prende il valore di partenza, della circoscrizione di partenza. Il resto è praticamente uguale. Non posso fare anno, mese, giorno di registrazione, quindi tutta questa parte qua va via, la data non ce l'ho più, nei miei risultati non ce l'ho la data, via tutto questo. E ovviamente quando creo un nuovo oggetto movimento, al posto della data non ci metto nulla, sarà un oggetto che ha un campo null, e la circoscrizione di provenienza ovviamente non la chiedo al database, ma la so già. Tra l'altro nella query del database non compare neppure. Quindi le uniche due colonne che ho si chiamano l'una circoscrizione destinazione, l'altra si chiama totale, non totale eventi. Quindi una versione complicata dal punto di vista più complicata dal punto di vista della query, ma più semplificata dal punto di vista del codice. E mi dà già esattamente ciò che mi serve. Allora, se ho questo metodo nel DAO, a questo punto ho risolto i problemi a livello del modello. Movimenti DAO. New movimenti DAO. Return DAO.get totale movimenti da partenza. In questo caso il modello non fa nulla, delega tutto. Vediamo se va. Aspetta, non lo fa perché non si è ancora accorto che l'fxml è cambiato. Quindi non mi chiama il... Ok. Qui se non lo seleziono mi dà questo errore, se lo seleziono mi dà dei numeri 12.297, 2641, 1639 che sono, guarda caso, questi. Della 3. Se prendo un'altra disposizione tipo la 9, elenco movimenti a partire dalla 9, la maggior parte sono sempre all'interno della 9, pardon, poi c'è la 2, poi c'è la 3 e così via. Quindi il programma funziona, funziona in tutti i casi. Non è possibile farlo piantare, non è possibile, spero, no? Fare generare un'eccezione. E quindi il punto 1 è terminato. Ok? Ci abbiamo messo un'ora, ma abbiamo parlato tanto e scritto poco. Se andate a osservare quante righe abbiamo scritto, effettivamente abbiamo scritto questo codice qui nel controller più questo per la tendina e poi tutto il lavoro l'abbiamo fatto essenzialmente dentro il modello, ma di nuovo se andiamo a contare le righe sono poche e abbiamo aggiunto un metodo al DAO. No, al 95% duplicandone un altro. Quindi la nostra stima è che il punto 1 serve soprattutto per familiarizzarsi con i Bing, col DAO, col database, con i dati e poi richieda mezz'ora di lavoro. Poi il corso del tempo lo facciamo dopo l'intervallo per implementare il punto 2. Che però a questo punto avrà già i dati pronti, quindi si tratta solamente più di concentrarsi nell'algoritmo. Facciamo un quarto d'ora di pausa?